Eccoci di nuovo online, ragazzi, benvenuti a tutti. Questo è The Last of Us. Io sono Gigi e adesso andiamo a continuare da dove abbiamo lasciato, che è esattamente nel tentativo di recuperare la barca. Quindi ci butterà subito nel Messo a casino, posto il motore, dove difatti. Fermi vado? tutti, che poi si spostano. Allora, ci ha spostato da dove l'avevo lasciato io. Mi sembrava più luminosa la zona, comunque non importa. Cosa volevo dirvi? Niente, ragazzi, iscrivetevi come al solito al mio canale, commentate, condividete e niente, partiamo. Cerchiamo di capire subito Leva qual è per la quell'altro lato. destinazione D'accordo. più logica. Ok, allora. Scusate, qui unità di pronto. Ho inviato quattro soldati al porto. Ci siamo divisi. Non si passa di qua, eh. Non lo so. Aggiungiate il perimetro. Non voglio altro sorpresa. Fatemi vedere se trovo qualcun altro. No, ok. Va bene, ragazzi, prendiamo. Continuiamo in maniera abbastanza tranquilla. Aspetta un po'. Ah, eccoli laggiù. Chi è che mi vede? Proviamo, dai. Ce n'è qualcuno anche di là, ce n'è un po' dappertutto. Proprio una buona idea. Sì, vediamo, però non conosco l'ambiente, quindi schifo. Forse non è stata poi una così brutta idea questa zona. Merda. Culo. I comandi come al solito, ragazzi. Merda. Ok.
Da qualcuno? Sì, in alto. Vediamo le possibili munizioni. Ah no, mangiare, ok. Possibili munizioni. Ragazzi, ci rinuncio a farlo stealth. Eliminiamo tutti a questo punto. C'erano passaggi, sto notando che si poteva passare sotto l'acqua, sotto. Non l'ha trovata nessuno? Qui nulla. Area libera. Quanti sono? Parecchi. Nessuna traccia di lei. Vediamo da dove si riesce a fare. Vabbè, per adesso vediamo di qua. Non c'è niente. Ok. Tutto brodo. Siete? Ah, siete sopra. E adesso però ce n'è anche sotto forse. No, sono passati tutti sopra. Vediamo. Qualcuno la vede? Quello è comodo. Poi cerchiamo di capire dove si sono andati a mettere. Questa. Vediamo di capire se vanno verso la luce, no? Gli diamo una piccola spinta verso la luce. Non riesco a vederli da qua. Pure mi ricordo che ce n'erano in alto, eh. Si saranno spostati tutti. Niente. A questo punto facciamo così. Ok. Li sento ancora? No. Vabbè, li abbiamo fatti spostare almeno. Ok, vabbè, cos'era? Ah no, la bottiglia. Vai. Facciamo così. Quella al massimo. Cos'era sto rumore?
uno di loro. A parte che posso crearne uno, no? Un colpo silenzioso. E adesso siamo sani. Questo straccetto che ci sta sempre. Il nastro. Boh. Andiamo sopra, vediamo se riusciamo da qua, non riesco a mirarli mai, quindi... Sembrano ancora lontani. Ok. Sotto. Ok, però non riesco a capire, ce n'era qualcun altro, mi vedeva, si sono spostati. Ah, sì. Ancora. Di capire se qualcuno può arrivarci alle spalle, ma non sembra. Nessuna traccia di lei. Sveglia, gente, non può essere sparita. Io non vedo nessuno. Tu che mi dici? Infatti, nulla. Va bene così. Cioè, va bene a sparare, ma se riusciamo a farla un pelo stealth almeno ogni tanto. Qualcuno la vede? Sveglia, gente, dove è andata? Non trovo niente. Yeah.
Dov'è il prossimo? Cosa mi ha fatto fare? No, per adesso no. Ok. Cavolo, siete tutti senza munizioni. Finito. Ok, barca. Va bene. La faccia della stealth, ragazzi. Però qualcuno sono riuscito a ammazzarlo senza farmi vedere dagli altri. Invece rimane il grosso, no. Vai. Nutrimento, poi. Cosa abbiamo? Solo questo? Ah sì, dai, creiamolo. Staccalo, perché non si sa mai. Andiamo a vedere sotto. Non si sa mai che hanno anche loro lasciato qualche munizione. No, eh? Sì, invece. Ok. Hanno seccato uno qua. Altri? Questo non si apre? No. I pupazzetti. Vabbè, adesso come adesso siamo sicuri che non dovrebbe esserci gli infetti, perché abbiamo fatto un casino. Ci potevano sentire praticamente a chilometri. Facciamo un po' di frecce esplosive, sì. Ah, anche questo è da fare. Vabbè. Allora, poi stavamo guardando di qua c'è un rumore di una cascata addirittura. Non voglio andare. Allora, la barca è qua. Benissimo. Guardate come si è allagato completamente sto posto, eh. Stiamo nuotando dentro un supermercato. Cos'è? In barca direttamente ci siamo andati. Allora, qua sopra ho guardato bene, sì. C'era niente. Andiamocene sopra. Ok, diamo un'ispezionata generale perché potrebbe trovare qualcosa di utile. Sì. Cos'è questo rumore? Va bene. Poi. Altro? No. Qui abbiamo beccato. Ok, questo va benissimo. Qui niente, dovevamo seccato gli altri che venivano giù di qua, difatti. Sali sopra. Niente. Niente di qua. Boh, sembra che abbiamo esplorato tutto.
almeno così sembra. La barca è là. Avremmo potuto fare un salto nell'acqua. Comodo però. Interessante. Vediamo di qua. C'è qualcosa. Vabbè, non c'era un granché, però abbiamo recuperato qualche munizione, dai. E abbandonavano così. Sì. Ok, questo ci sta. Esplosivo. Che adesso immergiamo nell'acqua. E niente, andiamo. Andiamo le scale, va. E dovremmo aver preso tutto. Me lo credo, sì. Ok, vediamo dove ci porta la barca allora. Andiamo. Dopo questa sessione stealth. Ah. Per favore. Vai che parte. Allora, le due retromarce e le guide. Dove si va subito? Di lì? Non sono un granché bravo a guidare. Credo sì che sia quella la nostra direzione. Andiamo. Ah, riesce a stare fermo sulle rapide però. Vai. Piano. Qua ci sono altre. Dove si va adesso? Ok, piano piano. Sto prendendo una strada a caso, ragazzi. Non credo che era quella, vero? A vederla così. Dai! O forse sì. Sì. Ho avuto un po' di panico. Ok. Nessuno mi sente. Dov'è? Sarà qui la strada? Aspetta. Vediamo subito se ci sono più punti dove attraccare. Bravo, fai vedere così. Ok, però io volevo provare a salire qua sopra, no? Niente, no, ci vuole far stare solo sulla barca. Vabbè, per adesso. Che poi magari sono io che sbaglio qualcosa, però. Di qua. Posso passarci? Secondo me però c'è qualcosa laggiù, andiamo a vedere prima. Chissà se la benzina non... Ok, molla. Nessuno?
Aspetta un po', ma quante frecce abbiamo? Per adesso teniamo così, va. Carica ancora una volta e vediamo. Ah, bene. Pure qualche pasticchetta. Bene, bene, bene. Questo è stata una bella botta di culo. Più che botte di culo l'avevo visto, però non mi fidavo. Allora, questo l'abbiamo già fatto. I danni erano normalmente letame. Ok. Impara a ottimizzare le risorse e crea più fumogeni. Non l'abbiamo ancora usati. Sono silenziosa, questo è ancora più bello comodo. Anche questo. Vada per questo. Strane queste pasticche che ci insegnano a fare i materiali. Va bene. Caricala. Niente, riprendiamo la strada da dove l'avevamo lasciata. Era quella, era quella. Posso passarci, mi aveva detto, però forse andiamo di qua prima. I fungini paludosi non ci sono, vero? Spero proprio di no. Ah, intendeva proprio sopra la rete. Ok. Qui piove sempre, diciamo che è la città dei fungini questa. Niente. Ah. Particolare. Allora, io direi che probabilmente provare a scendere prima lì mentre ci siamo. Sembra tranquillo. Ok, proviamoci. C'è niente? Ah no, forse qua. Chiave inglese e niente, le cure, no, preferisco il macete leggermente usurato a sto punto. Anche se non posso più fare niente, no. Va bene. Teniamo la lucetta accesa. Guarda dove ci tocca andare. Ok, niente scherzi. Dove stiamo andando a infilarci? C'è qualcuno intorno? No, così a sentire, no, poi vicino la rete sarà l'unica via? Sì, è probabile.
Sì, non è probabile, sembra proprio solo quella. Andiamo. Cavolo. Non è il mio forte guidare la barca, vedo. Qui c'era qualcosa però. Ah, siamo bloccati. Aspetta un po'. Figurati, eh. Qui abbiamo la via. Arrivando il temporale. Nel gioco. Cos'altro? No. Forse solo qua, vedere un po'. Qua non si torna indietro. Aspetta che adesso mi fanno, potremmo scoprirne qualcuno appiccicato anche alla parete. Resta immobile finché non ci avviciniamo. Brutti quelli lì, eh. Non so se ne hanno messi tanti, però per ora ne abbiamo trovato uno. Tutto lì. E come tuona? Allora, ho una carta, vediamo. Guarda il caso, un calamaro. Andiamo via, va, calamaro. Allora, abbiamo qualcosa qua dentro, però. La porta chiusa. E le scale. Nient'altro? Fermi tutti, no, ci mancava pure quello che ci fa paura. Pompa per sicurezza, ah, ecco qua. Aspetta un po'. Sì, sì, abbiamo la nostra direzione, sempre la ruota della fortuna, lì, come si chiama? Ha dei funghi, è vero. Però fammi vedere un attimo lì. Sei morto? Ok, sembra fresco, vediamo un po'. Allora, Beth, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essere... Ah, guardate un codice. Spero di essermene andato trionfalmente, non per mano di qualche iena del cazzo. Ok. Quindi, no, magari ci sono di nuovo anche in qua. Vabbè, se, sì, per forza. Su tutto, anche perché io, beh, per me passa tanto tempo, però invece sono sempre nella stessa zona. Su tutto, spero che ti ricordi di aver nascosto le scorte. Il codice 71264. Non è molto, ma quel che mi resta, voglio darlo a te. Non mollare, Randall. Bravo. Però io se... come faccio, scusa? Come vuoi far fare? Portare giusta cosa? Non è chiaro come vuoi farmelo fare. Aspetta, a meno che... Ah, è di lì il buco. Va bene. Sì, sì, ci ho messo un attimo. Accendi la luce e si sale. Ah,
Allora, intanto recupero un po' di roba. No. Materiali. Non so se scambiarlo. No, per adesso no. Tutto lì? Dove cavolo è sta? Io mi aspettavo il passaggio per... un po', ma c'è qualche passaggio qua forse. Prova ad aprire. Noi passiamo o no? Dai, dai. Ah, c'è il passaggio lì. Ok. Vabbè, buono. Senza volerlo cercavo, forse bastava solo quello. Va bene, va bene, dai. Qua sopra niente, tutto crollato. Vabbè, vai giù. C'è tempo. No? Materiale. Apri la porta che è meglio. Eccola qua. Non ci sia qualcuno appiccicato ai muri. No. Altro materiale. Vediamo un po' se ci serve. Se c'è qualcos'altro. No, no. La cabina forse di elettrica. No, cosa c'è? Un forno. No, un monitor. Ok. Adesso chissà, ricordo di nuovo. Biglietto 70 12 64. Scusate. No, facciamo prima al contrario. 70 12 64. Bene. Allora, abbiamo fatto una bella scorta. Allora, subito questa che... No, no. Poi questo. Caricalo subito. Nient'altro. Però non ci ho fatto caso, ma... per sistemare qualche arma. No, eh. Vabbè, è andata così. Ma fuori cosa ci aspetta? Altre rapide? Vabbè, apriamo. Vediamo. Ok, la barca, però aspetta prima. Non si sa mai. No, no. Non c'è niente che muova. Aspetta, di qua. Va bene. Andiamo, vediamo dove ci vuole portare sto fiume malefico. Alternativi sono disponibili se c'è necessità. Vabbè, non importa. Ah, visto che guido male, ha detto guarda che se vuoi c'è una maniera diversa. Ci siamo quasi, sì. Fammi vedere gli angolini. Direi di qua. Piano piano.
riesce a frenare in discesa, è incredibile questa cosa. Guardate come suona. Ah, hai già abbandonato? Forza. Fa un po'. Oh. Siamo di qua. Questo posto orrendo, un isolotto. Non percepisco niente, vabbè, procediamo, un po' più spediti. Però non volevo perdermi cose. Cerco di vedere tutto, ma... Questa? Sembra un altro habitat per fungini, però non mi segnala niente così. Boh, aspetta, eh sì, poi si va avanti però. Proviamo a vedere prima questo, dai. Eccolo. Vabbè, andiamo. Tanto cosa stiamo usando questo, ok? Scherze? State via. Ah, qui sono... Ah, ok, vabbè. Materiali. Il banco da lavoro funzionerà? Prenderemo la scossa con i piedi nell'acqua. Vediamo. Questa no, vedi che lo dicevo, ci serve trovarne uno. Se non ci attaccano di nuovo da qualche parte. Cadenza di tiro. Stabilità. Questo è quasi a posto. Ritiro e stabilità, facciamo questo, velocità, potenza, sì, è meglio questa. Decisamente, perché stabilità va bene, si può correggere un po', aiuta, aiuta tutto, però è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Va bene, dai, va bene, va bene. No, metti questa, perché cavolo, e questo in mano. Ok, e si parte. Spero proprio di non aver dimenticato niente. No, credo di no. Facciamo un giro anche di qua. Andiamo alle giostrine. Vogliamo andare alle giostre in tutto sto casino? No. Cazzo.
cavolo. Devo riuscire a passare nonostante i pazzoidi. Però non ho capito se sono stati attaccati. Dobbiamo tenerci lontano. Ah, sono là però. Dove cavolo è? Sono... non erano sicuri, comunque facciamo così che scendiamo, anzi ok, forse da qua riusciamo ad avere una visuale migliore. Le maledette marmotte. Non è che salta fuori qualche fungino improvviso, eh? Come la sensazione che questi qua strani religiosi adoreranno gli amici fungini. Cos'è questo? La trasporta. Vediamo. Questo rumore. Ah, vogliono farci calare qua sotto forse. Prendila un po'. Aspetta, aspetta, prima di fare qualsiasi cosa abbiamo già un po' di visuali. Allora, intanto sono... la barca è lì, guarda che bello come ce lo indica, però... oh, non li vedo da qua. Se passo sopra... no. Fischiano. Allora, ci ha dato una corda da, da quella parte, adesso vediamo. Poi facciamo così, voglio cercare di vedere. Solo uno, è impossibile solo uno così. Maledetti. Ecco, devo ricordarmi di usare questi movimenti.
Senti come fischia. Sì, cercato. Dove sei? Fischiatore compulsivo. Eccolo là. Ti fuori la faccia. Guarda che l'ho sbagliato. Culo. Pochi colpi. E sono eccezionali, tra l'altro. Fuori la faccetta. Quanti cavolo siete? Finiti i fischi. Togliamo questo. Proprio non si può. Ok, va bene, abbastanza calma, comunque strana. Non ho mai guidato, forse no, nel primo non si guida niente, no? L'auto no, vabbè, ma fai tutto in automatico. Senti come tuona. Tu? No. C'è una barca. Altri morti, credo che l'hanno fatti loro questi. Che roba. Laggiù. Allora intanto va bene, siamo saliti là, ho messo giù la corda, poi c'è un binari, ormai sono belli che andati. Dov'è già la nostra giostrina da seguire? Credo dietro di lì, sì. Però di lì. Come? Devo vedere dove indico io. Non si passa. Anzi, sì. Allora, si può passare sopra? Queste cose mi danno quella sensazione. Mamma mia, non si sente niente però con questo rumore. Ah, qui potevo mettermi a fare sterminio anche da qua. Come vedo. Abbiamo sempre il macete. Ricarichiamo, sì, vedi, potevo mettermi qua e buttarli giù. Bene. Cos'è che mi vuoi far fare? Ah, queste, facevano ancora una. Anche il macete, però vabbè, dai. Adesso siamo carichi comunque di quelle esplosive, si sono rivelate veramente comode. Ok, vai. Gira. Niente, la via è quella alla fine. Pure. Teste di fischiatori. Da un po'. Andiamo a dargli una ravanata. Allora,
vero? Mi danno la sensazione come se il fungo poi ha a che fare sicuramente con la loro religione. Magari un boomerone vogliono, lo adorano. Guardali qua. Oh, uno l'ho preso proprio in faccia, eh? Bene. Allora, poi. Su queste ci acchiappano, ci appendano, ci sventrano, diciamo che va tutto bene. Quello che ti faccio. Carico, sì. Teniamo questo. Intanto. Bigliettino. Giulia. No, leggi. Niente, gira. Allora, Giulia, spero. Vabbè, in francese adesso è diventato. Spero che tu riesca a perdonarmi. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti. Quando siamo arrivati al loro accampamento, una serafita. Ah, già che è vero, sono i serafiti, le iene o le marmotte. La serafita si è presa cura di noi, cibo caldo, coperte, irradiava amore. Mi ha trattato come una di loro, si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Even il mattino successivo. Poi gli spari, la testa di Karen è esplosa e il suo sangue mi ha imbrattata. La fuga disperata. Zaccaria viene... Zaccaria, vabbè, tanto tradotto, viene colpito. Erano i nostri, due lupi, mi sono passati accanto, avevano passato, pensato che fossi loro prigioniere, poi me ne... Poi in me si è rotto qualcosa, ragazzi, non ci vedo stamattina. Ho estratto la pistola e gli ho sparato alla nuca. Voilà. Zaccaria è forte, ce la farà. Abbiamo seppellito Karen e pregato per lei. Voilà, è passato subito, ha detto subito fondamentalista, è diventata... Mi hanno dato un altro nome, vedi, mi dice che significa verità. Mi sono rasato la testa e sfregiato il viso. Ah, era fondamentale quello. Poi. Non so se mi riconosceresti. Va bene, dai. Allora, prima di... Oh, sì, cambia. Materiali. Questa è carica. Niente, vabbè, teniamo questo per adesso. Era lui? No. Forse lui? Vediamo se ha il viso sfregiato. Forse. O lei, ci ho pensato io a risolvere il problema. Vabbè, andiamo. Guarda che avevano anche le bombe. Maledetti organizzati bene. Questo è più facile da trovare. Conviene fare sempre prima le esplosive a sto punto. Qua non c'è nient'altro. Questo cavolo di posto. Andiamo un po' sotto a vedere. Dubito fortemente che i buoni siano loro, però... Ok, va bene, mettiti il cappuccio. Ah, potevamo agguantarli, vedi, ci sono tutte le varie possibilità. Va bene, torniamo dentro all'asciutto, va. Facciamola asciugare un po', povera Ellie. Abbiamo guardato bene tutto? No. Questa zona qua no. Infatti. Vedere di là prima di fare salti o cose pericolose. Guardala di nuovo. Aspetta un po'. Ancora tu.
perché sembra avanti con l'età. Comunque vabbò, chissà che cavolo sarà la fondatrice della religione sicuramente, o la matriarca, o qualcosa che adesso tocca a lei fare, comandare. Ecco qua tutto. Guardate questi tuoni. Ok, dovremmo aver strisciato abbastanza in giro. E niente. Ragazzi, sapete che vi dico? Ci fermiamo qua. Facciamo una puntata di un'ora. Lasciamo Ellie un po' all'asciutto, finalmente, poverina. E in compagnia dei cadaveri e del disegno là sotto. Comunque dai, niente, senza scherzi, ragazzi, ci salutiamo. Grazie di essere rimasti con me e alla prossima. Ciao a tutti!